C'è un'altra amica che viene a trovarci, ma stasera è una serata che voi non avete idea. Piena di amici. È appena finito a teatro, sai che è arrivata adesso a... Ce l'ha fatta. Non so come ha fatto. Posso presentarla io? Lo spettacolo è Ho perso il filo. Lo spettacolo è Ho perso il filo. Sì, tu la presenti? Guarda che... Presenta. Sì. Allora, è più simpatica di Angelo Finocchiaro. Angela. No, hai detto Angelo. Angela. Hai detto Angelo. Forse pensavo che un angelo, ma lei si chiama Angela. Ti arrampichi sugli specchi. È più brava di Angelo Finocchiaro. Angela! Finocchiaro è... Indovina chi è? Chi è? Piero Pelù! Angela Finocchiaro! Angela Finocchiaro, ma che meraviglia! Buonasera. In tournée con Ho perso il filo per la regia di Cristina Pezzoli, scritto da Walter Fontana, che è anche uno dei nostri autori. Sì, poverina. E da Cristina Pezzoli. E, Ho perso il filo, cioè, immagino c'entri il labirinto Teseo. Certo, il labirinto Teseo, io vorrei fare Teseo, ma poi in realtà non ci riesco. Ah, tu fai Teseo? Ma che tipo Teseo? Il mio Teseo non esiste, infatti, perché io non ho nessuna qualità per essere un eroe, me lo dimostrano appena entro, a parte che io con un labirinto già faccio fatica a trovare l'entrata, per cui proprio non va, non funziona. Allora, le date, vabbè, poi le diciamo un pochino, ma quelle a cui tieni, nel senso che non so, sono tantissime. Quindi. Vabbè, adesso tra un po' arriviamo a Milano. Tra un po'. Il 21. Dal 21 novembre all'8 dicembre a Milano. Dove sei, teatro? Al Manzoni! Di Milano! Devi sapere una cosa, Michi, che... Io so tutto, so tutto. In questo Ho perso il filo, sì, caro pubblico, Angela balla con un corpo di ballo... Mi tirano. Cioè, ma hai dei ballerini, proprio ballerini? Veri, più che ballerini. Cioè? Sono dei breaker, degli acrobati, insomma, tanta roba. Ma cioè, che si vede che c'è una certa soddisfazione. Sì, cioè, non hai lo stesso sguardo che hai adesso con Michele. Come mai non mai chiamato, caspita, perché io nasco Terzicoreo. Ma si possono vedere questi ballerini? Aspetta, adesso li vediamo. Ma ti fanno fare dei... Se vuoi ti facciamo fare un provino. Possiamo provinarlo, dopo che li vede, ma guarda, ce lo dice. Ma, vede loro. Ma ti fanno fare delle cose complicate? Mi tirano. Ti giuro. No, adesso non vorrei Oggi per sbaglio ne ho preso uno così, è come andare contro un muro. Ma ti dico una cosa, non vorrei che suonasse come un'offesa, tu sei fighissima, sei giovane, sei tutto, cioè, però no, io per esempio sono più vecchio, però io ho la cervicale, no? Cioè, se io faccio un movimento brusco... Sì? Ti rimani? Beh, ma a me dicono, scusa, ma fare rumore è normale? Cioè, me lo chiedono... Io sti discorsi da anziani, sì. No. Ma siamo una rete giovane, pubblico giovane. Allora, vediamo. A cervicale. Vediamo qualche secondo di Ho perso il filo. Prego, mandiamolo, ci sono proprio i ballerini. L'ultima volta che un uomo ti ha guardato con desiderio erotico. L'altra mattina, però non gliel'ho comprato il folletto, Ma quanto! Quanto è simpatica Angela, quanto è brava! Va, vieni! Però devi. Ti faccio il provino qua con la testa, tienimi i piedi! No, ma devi metterti anche a torso nudo, però. Guardate . Cosa si diventa una serie. Quando, sapete, quando un comico si butta per terra è la fine della carriera. No, mi sono anche visto da donna, quindi ho già superato. Ah, l'hai già fatto. Senti. Il labirinto parla? Abbiamo un muro parlante, sì. E cosa dice?
E beh, mi fai dispetti. Sì, sì, sì. Va bene. E, tra l'altro ho letto che lei ha fa Teseo perché, per i figli che ti hanno detto... No, sì, perché i miei figli dicono, ma mamma, come mamma? Siamo andati una volta a un cinema a vedere un film dove c'ero anch'io, e i miei figli, per quello è iniziato lo spettacolo. I miei figli mi hanno detto, mamma, ma fai sempre la stessa cosa? Come la stessa cosa? Questo è un film drammatico, ho vinto anche... No, sembri sempre tu, come quando usciamo e ti dicono... Ma lei è uguale, uguale come nei film e parla uguale, uguale. Che non si capisce se è un complimento o una delusione. No, anzi, mi dico, ma è sempre meglio dal vivo, per cui proprio ho scelto il lavoro adatto.